Buonasera e ben ritrovati nel nostro consueto appuntamento settimanale con Bianconero, trasmissione che si impernia sul Viareggio Calcio. Ospite di questa settimana il centrocampista Gianmarco Girevini. Buonasera. Ciao Gianmarco, grazie di essere con noi. Esamineremo con te e anche con i nostri telespettatori a casa purtroppo la sconfitta di Frosinone, pur che siete usciti a testa alta fra gli applausi del pubblico ceciliano, e poi ci immedesimiamo già nella partita della domenica prossima, che sarà invece anticipata a sabato con la Salernitana. Vediamo i risultati di questa domenica che vede Benevento-Gubbio 3-0, Frosinone-Viareggio 2-1, Grosseto-L'Aquila 1-0, Lecce-Paganese 2-0, Pisa-Perugia 2-1, Prato-Pontedera 4-2, Salernitana-Ascoli 2-1. Riposavano il Barletta e il Catanzaro, sempre per le note vicende della Nocerina, che è stata confermata l'estromissione da questo campionato. Quindi le squadre che la devono affrontare perdono 3-0 a tavolino e ovviamente riposano. Vediamo la classifica che, grazie alla vittoria, purtroppo alle spese del Viareggio, vede il Frosinone in testa con 48 punti, seguito dalla Perugia 45, Lecce 40, Benevento 37, Pisa e L'Aquila 36, Catanzaro 35, Grosseto e Salernitana 31. Prato e Pontedera 30, Gubbio 29, Viareggio 21, Barletta 18, Ascoli 15, Paganese 13, Nocerina, che è relegata ultima in classifica ma estromessa dal campionato, con 12 punti. Allora Gianmarco, iniziamo subito ad entrare nel vivo della trasmissione parlando, purtroppo, dobbiamo dire, di questa vostra terza sconfitta. Dopo quella con L'Aquila, con il Gubbio, è arrivata questa di Frosinone. Nonostante, come abbiamo detto, con questa vittoria i laziali sono balzati solitari in testa della classifica per la sconfitta del Perugia a Pisa, avete giocato alla pari addirittura ad un certo punto della gara, avete rischiato anche di passare in vantaggio e anche di vincerla. Sì, siamo partiti bene, abbiamo cambiato modulo cercando di affrontarli alti, il mister ci ha chiesto di andare a prenderli alti. Abbiamo fatto una buona partita inizialmente, è venuto subito questo rigore un po' dubbio per il Frosinone che ha realizzato Curiale. Dopodiché ancora subito loro hanno fatto un cambio perché erano in difficoltà in mezzo al campo, perché noi eravamo tre uomini di più e abbiamo continuato a fare la nostra partita, comunque sempre giocando bene a calcio. Siamo rientrati al secondo tempo, abbiamo fatto il pareggio appunto sul svolgimento della punizione. Ecco, ora chiediamo alla nostra regia se intanto ci manda le immagini appunto della partita proprio di Frosinone, in modo tale che così possiamo commentare anche con il supporto delle immagini. Intanto questa è una bellissima curva. Sì, c'era una bella giornata di sole, si stava bene, c'era anche un buon pubblico. C'era tutta la giornata perfetta per fare il risultato, purtroppo abbiamo perso questa possibilità importante. Comunque abbiamo fatto vedere di saper giocare a calcio, di saper giocarcela con tutti. Speriamo di fare i 3 punti pieni sabato con la Salernitana. Ecco, siete andati a Frosinone con diverse assenze importanti, con Sono squalificato che sarà a disposizione appunto per la gara con la Salernitana, Matteini, Romeo e anche Benedetti, che all'ultimo momento ha avuto la febbre, Furlan anche lui con un problema ad una caviglia, quindi senza dubbio la partenza è stata di quelle un po' critiche. Però nonostante questo, come aveva detto anche lo stesso tecnico Lucarelli, non siete partiti battuti. Ecco, questo è il calcio di rigore che Sì. abbiamo visto, ecco, con Piana purtroppo e Curiale che si sono strattonati. Ecco, qui c'era stata anche la possibilità della ripetizione e io credevo sinceramente dalla tribuna, ho detto ma speriamo in massimo. Ha voluto tenere lo stesso angolo, lui è stato bravo a fargli il Ha fatto una cucchiaio. specie di mezzo cucchiaio, Sì, diciamo. perché quando te lo fanno ripetere o cambi angolo oppure rimane sullo stesso, il portiere da una parte si deve buttare, quindi ha fatto anche una buona scelta. Certo, azzardata, però è andata bene. E poi però ecco, con Lorenzo Galassi, che avete visto ora, si vedrà anche il suo bellissimo gol, siete riusciti così a rimettere un pochino in piedi la partita. Ecco, voi del resto ecco, siete sempre stati, diciamo,
non siete stati mai sottomessi, è questa, no, diciamo, un po' la rabbia tra virgolette di essere, sì, perché appunto come hai detto tu non ci hanno mai messo sotto sia sul piano del gioco sia sul piano fisico, invece abbiamo cercato di attaccarli alti, loro comunque sono una squadra ben messa fisicamente, noi potevamo probabilmente mancare un po', peccare in quello essendo una squadra giovane e non tanto fisicata, però non abbiamo visto né nel primo tempo né nel secondo tempo questa cosa, quindi anche sul calcio, da questo calcio d'angolo qua Fabio ha rischiato di fare subito l'uno pari e poi la partita è andata così, è entrato questo qui, ha fatto la spizzata Ciofani e ha fatto il 2-1. Ecco, un Ciofani che diciamo era stato controllato, io credo, molto bene, no, dai tuoi compagni di reparto, perché poi non è che mai sia andato alla conclusione, però è stato, dico, bravo nel momento in cui di quella spizzicata da mettere nella condizione il compagno di squadra, ecco, che appena era entrato dopo un minuto, di fare questo gol, purtroppo, che sono valsi per loro i 3 punti e per voi una sconfitta davvero immeritata. Sì, l'abbiamo controllato abbastanza bene, sono stati bravi i 3 di difesa, non gli hanno fatto quasi mai toccare la palla, è stato pochissimo pericoloso, anche Curiale che gli girava dietro, però non hanno mai impensierito Massimo, infatti non ha mai fatto una parata né nel primo tempo né nel secondo, poi però quando se il giocatore si vede, ecco, anche vista dal di fuori, Gianmarco, c'erano abbastanza spazi, no, dove potevate, ecco, inserirvi dentro, quindi era una partita dove loro davano la possibilità anche di giocare. Sì, assolutamente, io mi ricordo già anche l'anno scorso quando siamo, ecco, andati, questo qua è il bellissimo gol, sì. Mi ricordo anche l'anno scorso, sì, quando eravamo andati a Frosinone, perché c'avevamo, anche lì giocavamo a 3 e mezzo, erano andati in difficoltà subito anche loro, infatti mi sembra avevamo pareggiato la partita al 90. E lì pareggiò appunto con Zon, sì, in fondo, e questa, ecco, è la traversa clamorosa, ecco, qui poteva essere la svolta della partita. Qua, ha detto Galassi che gli aveva rimbalzato un po' male sul campo, gli si era alzato, sì, leggermente il si è alzata la palla e gli è andata sulla traversa, poi lì anche ci sta la fortuna, ecco, che viene dalla tua parte. Questa essere purtroppo questo l'azione, è il gol, del, sì, gol. E questa discesa, ecco, questa spizzicata, è lui che arriva e lì da pochi passi Massimo qua non ci ha voluto fare nulla, no, insomma. E poi però in fondo ancora vivi con Rosafio, quel calcio di punizione, quindi ecco, la cosa importante è che non vi siete abbattuti pur di fronte, diciamo, a una squadra forte come il Frosinone, che però con, diciamo, Massimo non ha quasi mai parato. Ecco. Non ha mai fatto una parata, infatti questo è un po' il rammarico che ci siamo detti noi a fine gara, perché comunque abbiamo tenuto testa alla prima, alla capolista. Però comunque abbiamo giocato bene, sì, loro hanno dato pochi tiri in porta, però alla fine abbiamo perso. Quindi ecco, la partenza deve essere appunto di qua per la gara con la Salernitana di sabato, lo ricordo ancora, l'anticipo alle 14.30. Vediamo ora la top 11 della settimana con uno schieramento 4-3-3 con il portiere Lanni del Grosseto, la difesa con Lopez del Lecce, Signorini del Benevento, Goldaniga del Pisa, Legittimo del Grosseto, i 3 di centrocampo, Galassi della Viareggio che se lo merita per la buona prova fornita, Volpe della Salernitana, Nitana, Melara del Benevento, il trio d'attacco Napoli del Pisa, Arma del Pisa, Magnaghi, ex tuo compagno di squadra, sì, Gianmarco del Prato, che ha sfiorato così di avere la possibilità di ritornare qua nel mercato, ora ultimo che si è concluso, e l'allenatore è Cozza, tecnico del Pisa. Un Pisa che, diciamo, ha fatto sicuramente un favore al Frosinone battendo il Perugia, un Pisa che sta crescendo. Sì, abbiamo visto le immagini della partita, hanno fatto una buonissima gara anche loro tenendo testa al Perugia, primo in classifica, quindi adesso secondo. Per questo che ci diciamo tutti i giorni, noi siamo andati a Pisa, abbiamo vinto 1-0, siamo andati a Benevento, abbiamo vinto con Benevento, abbiamo pareggiato al Catanzaro. Siamo un po' con le grandi, forniamo delle prestazioni importanti, poi magari ci perdiamo con le partite di media bassa classifica. Tipo quella di Gubbio della scorsa settimana, che grida ancora vendetta. Vabbè. E quindi è così. Si è conclusa anche la 66esima edizione della Coppa Carnevale, che l'ha vinta il Milan, era dal 2001 che i rossoneri non scrivevano il loro nome nell'albo d'oro, ora lo hanno scritto e sono la squadra che l'hanno vinto più edizioni, 9. A fine della partita vinta dal Milan con l'Anderlecht per 3-1, abbiamo sentito alcuni dei protagonisti di questa strepitosa affermazione della squadra rossonera, iniziando da Pippo Inzaghi, l'allenatore di questa primavera, che ha regalato questo trofeo al presidente Silvio Berlusconi.
Dal 2001 finalmente Pippo ha riportato questo trofeo a Milano. Ti senti un predestinato? No, ma sono bravi ragazzi, io insieme al mio staff abbiamo fatto un buon lavoro, ma il merito è loro, diamo il merito a questa squadra che quest'anno sta facendo cose straordinarie e oggi è la partita che rimarrà nel loro cuore e se lo meritano, dai. Che sia di buon auspicio. No, c'è il mio con il mio staff. Che sia di buon auspicio anche per la Champions League della prima squadra. Speriamo, mercoledì andremo a fare il tifo per Clarence e i nostri compagni. Okay. Grande Pippo, grande! Mister, Petagna, si aspettavano da te grandi cose, hai fatto un gol, io definisco Champions League. Bellissimo gol, l'ho cercato tanto perché ho fatto molta fatica perché non giocavo da tanti mesi. E fare 4 partite è stata dura, però sono contento. Grande gol, lì è nel tuo DNA un gol così. A volte capitano, sono molto contento. Grazie. Bocca al lupo. Un Petagna che sinceramente non è che sia stato strepitoso nelle partite che ha giocato, però sempre si è messo a disposizione della squadra, ha segnato questo gol, l'unico di questa sua apparizione al Viareggio di quest'anno, un gol di quelli pesanti, l'1-1 sull'Ander che poi ha tenuto palla e anche nei minuti dei tempi supplementari quando il Milan è rimasto addirittura in 9 contro 10, è stato lui, diciamo, uno dei punti di forza di questa squadra. A proposito di punti di forza, ascoltiamoci ora anche Filippo Galli, ex grande giocatore del Milan e ora responsabile del settore giovanile rossonero. Sì, è una grande soddisfazione, complimenti ai ragazzi, complimenti al mister, agli staff, davvero una grande impresa, vincere un torneo sempre bello e poi il torneo del blasone di Viareggio, un altro momento di crescita per tutti i ragazzi, davvero complimenti a tutti, nessuno escluso, chi ha giocato di più, chi ha giocato meno, chi era infortunato, tutti hanno contribuito con la loro partecipazione a questa grande... A proposito di questo, la speranza di riavere un altro Cristante, l'anno scorso premiato come Golden Boy, quest'anno purtroppo assente per infortunio. Perché è una chiamata importante. Allora un bocca al lupo. E la chiamata importante era da Milano, Adriano Galliani, che portava non solo i suoi complimenti a tutto il gruppo e a Filippo Inzaghi, ma anche quelli ovviamente del presidente Silvio Berlusconi. 40.000 euro l'incasso di questa partita tra Milan e Anderlecht allo stadio di Pini. Per il futuro il presidente del Centro Giovani Calciatori Alessandro Palagi auspica di un torneo tutto giocato a Viareggio in Versilia, con la speranza di effettuare il terreno sintetico dello stadio di Pini, il terreno sintetico anche del campo Ferracci a Torre del Lago, e concentrare tutta la manifestazione proprio a Viareggio nei campi anche sintetici della Versilia per così sconfiggere la pioggia che anche quest'anno ha fatto da padrona. Però tutto sommato il torneo dobbiamo dire che si è svolto nelle migliori condizioni, una edizione, la numero 66, davvero strepitosa, con la novità di 4 squadre: Milan, Juventus, Fiorentina, Inter, che sono entrati agli ottavi di finale in avanti, però molta attenzione anche dei soliti addetti ai lavori. Noi ci fermiamo, linea alla regia e poi subito di nuovo insieme per la seconda parte di Bianconero.